quante pratiche relative a previdenza, contributi, agevolazioni che fino a qualche tempo fa eravamo abituati a gestire direttamente da sportelli fisici possono essere gestite online. Dopo l'ultima puntata del 2020 dell'approfondimento su diritti e previdenza, insieme a Caffitalia Emilia Romagna, decine di utenti hanno chiesto informazioni ed approfondimenti agli sportelli Caffitalia EPAS. Per questo, la prima puntata del nuovo anno, abbiamo voluto dedicarla ad approfondire questi punti con Pietro Bambara, consulente Caffitalia Emilia Romagna. Allora, anzitutto auguri a tutti. Per quanto riguarda la tua domanda, gli utenti cercano sempre di capire come funziona il servizio. Il servizio è molto semplice: noi inviamo una mail, ad esempio praticaonline@fnaemiliaromagna.it, e lì chiediamo ad un operatore che seguirà la nostra pratica dall'inizio alla fine come poter procedere per avere il servizio richiesto. Sostanzialmente io ho bisogno di un servizio, di attivare una pratica, mando una mail di richiesta a questo indirizzo. Sì, certo, facciamo un esempio pratico. Ad esempio, io devo fare una NASPI perché mi è scaduto il contratto di lavoro. A questo punto, se so già quali documenti devo presentare, basta semplicemente allegare alla mia mail e alla mia richiesta di NASPI tutta la documentazione necessaria. Ad esempio l'IBAN, la carta d'identità, il contratto, eccetera. Se invece non so effettivamente come funziona la NASPI, posso chiedere all'operatore di inviarmi una lista e l'operatore poi ci risponderà entro 48 ore dalla nostra richiesta, fornendoci proprio tutte le cose che servono proprio per poter espletare la pratica di NASPI. Posso fare anche un altro esempio, perché questo è l'esempio del patronato. Invece per il CAF molte persone ad esempio ci chiedono l'IMU, come si calcola l'IMU. Allora, in questo caso è ancora molto più semplice, cioè nel senso che se il 730 è stato fatto presso i nostri uffici abbiamo già tutti i dati, quindi basterà richiedere l'acconto e il saldo dell'IMU. Mentre se non siete nostri clienti, basterà semplicemente inviare una visura catastale oppure richiederla addirittura e noi procederemo a fare tutto il resto. Ancora un altro esempio: il 730, molto spesso quest'anno è capitato che abbiamo fatto delle pratiche online di 730, noi inviamo tutta la documentazione che è utile per poter usufruire di determinate detrazioni, voi ce la fornite e noi procediamo a fare il 730, ecco. Qual è il raggio d'azione? Fin dove ci si può spingere con le pratiche online? Si può davvero ormai dire che tutti i servizi possono essere espletati, almeno in via preliminare, online? Allora, in questo momento particolare noi abbiamo ampliato ovviamente il nostro organico proprio per poter, venire incontro alle esigenze di più persone in modo online, ovviamente. Quindi il raggio di azione è non soltanto per la provincia di Modena, ma addirittura per tutta l'Emilia Romagna. Poi ci sono anche casi di altre regioni. Noi cerchiamo sempre di venire incontro ai nostri assistiti. Quindi per le pratiche online questo servizio è esclusivamente via mail, quindi si potrà inviare una mail a praticaonline@fnaemiliaromagna.it. Qui ovviamente troverete un operatore che metterà proprio il proprio nome e potrà seguire la vostra pratica dall'inizio alla fine.